Enzo Maria Genovese, architetto, finalmente ci siamo, si presentano i lavori per il completamento dell'impianto Mercogliano Stadium, tribune e Torre Faro. Sì, questo è un momento molto importante nella vita dello stadio di Mercogliano e della città di Mercogliano, perché sancisce la fine di quello che è stato il primo lotto per la costruzione del campo di gioco e degli spogliatoi, e sancisce allo stesso tempo l'inizio della fase di completamento di questa bellissima realtà sportiva che andiamo a realizzare qui a Mercogliano. Intervento che si completerà appunto con la realizzazione di una tribuna di circa 800 posti, a cui si aggiungerà una seconda tribuna per i sostenitori ospiti, più piccola, di 70 posti. Le torri faro, in modo da poter essere vissuto anche nelle ore notturne questo splendido campo di gioco, e tutte quelle che sono le sistemazioni esterne, quindi alla fine tutti quelli che sono gli interventi che servono per rendere questo stadio fruibile al 100%. Non si conoscono invece però i tempi del bando. Il bando non è ancora pubblicato, perché il progetto è stato validato qualche giorno fa, quindi da lunedì ci metteremo al lavoro per far partire il bando. I tempi tecnici di questi appalti per far iniziare i lavori in genere si aggirano intorno ai 4 mesi, e la realizzazione dovrebbe essere intorno agli 8-9 mesi, la realizzazione dell'opera. Dunque l'Avellino potrebbe venire qui in ritiro, però le tribune non saranno completate. Se parli del ritiro per la stagione 2022-2023, ovviamente le tribune non saranno completate, ma lo stadio è assolutamente fruibile per le necessità della squadra di calcio, in quanto il tappeto erboso è assolutamente completo, verrà addirittura migliorato nelle prossime settimane, e gli spogliatoi sono sicuramente fruibili. Anzi, mi piace sottolineare il lavoro svolto finora da chi mi ha preceduto, che ha lasciato in eredità alla città di Mercogliano un blocco spogliatoi estremamente confortevole. Possiamo definire l'architetto Enzo Maria Genovese come l'architetto, l'archistar dello sport dopo il miracolo Sandro Abate? Oddio, l'archistar ce ne sono altre ad Avellino, insomma, anche nell'ambito sportivo. E, no, io sono un professionista che ha la fortuna di fare quello che forse, come dicono i maestri nel mio settore, è il mestiere più bello del mondo, e quando questo mestiere si coniuga con la passione per lo sport, probabilmente diventa un'attività veramente invidiabile.